Amici e amiche di Teleiride, bentornati al Palazzetto dello Sport di San Marcellino, giornata numero 24 del campionato di basket, Serie B, Girone B, Fiorentina Basket contro Almag Moncalieri, una sfida delicatissima che andremo a presentare in ogni dettaglio perché quest'oggi potrebbe davvero arrivare la svolta nella stagione della squadra di coach Stefano Salieri. L'uscita oltre 6,75 di Lasagna, attacco della Fiorentina un po' fermo in questo momento, prova la penetrazione Lasagni, va ad incartarsi, poi Di Giacomo raccoglie il pallone dalla spezzatura, trova la tabella, retina che si muove, 6-3, vantaggio Fiorentina. Poi dall'altra parte Zingarata, Touré, penetrazione, scarico, magia assoluta, airball colossale da parte di Caroli. Dall'altra parte Franz Cotti va ad appoggiare in fondo al canestro, altri due punti, 8 pari. Intanto Touré, difesa di Moncalieri totalmente fuori controllo, ne approfitta Touré con un assist al bacio per Caroli che mette altri due punti. Fiorentina contro Moncalieri, sfida caldissima, bollente per quelli che sono gli equilibri delle parti meno nobili della classifica. È nobile invece, è nobilissimo Mohamed Touré, con Caroli che va ad accettare il cambio, l'uscita di Igioria. Occhio al lavoro lungo la linea di fondo con Lasagni che è costretto alla chiusura, tutto vano però perché dall'altra parte arriva la tripla. Rimessa con 5 secondi, splendido lavoro sull'asse Touré di Giacomo. E due punti in valigia, rientro difensivo però pessimo da parte della Fiorentina. Ne approfitta in maniera assolutamente letale dall'altra parte Tommaso Pichi con la Almag che riparte dalla punta. La penetrazione, lo scarico con Lasagni in ritardo, ancora una tripla stavolta da parte di Giorgio Di Bonaventura. Quando siamo già entrati nell'ultimo minuto del primo quarto, Touré con l'azione di cattiveria. Touré è un assoluto alieno, difesa della Fiorentina in ritardo, manca totalmente la rotazione difensiva che manda su tutte le furie, sui due lati, Touré sul parquet e Salieri in panchina. Touré in punta, Caroli si va in angolo per la tripla bersaglio, Simone Lasagni. Touré si mette in proprio, Lasagni messo in ritmo splendidamente da Touré, eccolo lì, Touré Lasagni, un binario che fa malissimo agli avversari, 6 punti in fila e time out. E poi Di Giacomo, la passeggiata verso il canestro. Bianchi per mettersi in partita, per entrare definitivamente in questa sfida, grandissimo assist, un corridoio che ha visto solo lui, un bellissimo regalo da ricevere per Emanuele Di Giacomo. Intanto Conti che di fatto è un playmaker da posbasso con un ribaltamento strepitoso va a portare alla tripla dei suoi meno uno Moncalieri, sfida punto a punto, massimo vantaggio per la Fiorentina, 7 punti. Adesso però sull'assist memorabile di Mohamed Touré arriva la sentenza di Simone Lasagni per il più 4 bianco-viola. È importante finire bene questi 130 secondi che ci separano dall'intervallo lungo dopo il 27-23 con cui Moncalieri aveva chiuso avanti il primo quarto. Arriva un altro coniglio dal cilindro che intanto però va a recuperare il pallone. Lasagni si protegge con il ferro e mette 2 punti al referto, 42-36, ultimo attacco per Moncalieri. Il rimbalzo controllato da Touré, parte alla 4%, Bianchi si arresta, usa la tabella, l'errore importante, il rimbalzo di Caroli, un canestro pesantissimo che vale molto più dei 2 punti che segnala il tabellone. 4-4-3-6, vantaggio Fiorentina Basket dopo 20 minuti. Caroli intanto rischia di scivolare, poi con un passaggio non facile per Bianchi, ma chi se ne frega del passaggio? Polpastrelli morbidissimi per Tommaso Bianchi, altra tripla. Bianchi si arresta, poi riparte, segna, subisce il fallo. Il blocco di Di Giacomo, penetra, scarica per Caroli, ricezione complicata, ma adesso
è l'ufficio realizzazione affari complicati, gomito abbastanza largo, poi il muro difensivo da parte di Caroli, 5 secondi, bel blocco di Conti, bellissimo, bellissimo lavoro di intelligenza pura, vittima anche di influenza, questo a rendere così ancora più complicata la vita della Fiorentina Basket. Ma poi c'è il risolutore che risponde al nome di Mohamed Touré, che mette tutti d'accordo. Bianchi si torna con lo stesso script, Touré da casa sua, Touré con l'ultimo attacco della partita, la lacrima di Mohamed Touré, due punti pesantissimi e poi non c'è più tempo. Canestro sublime di Touré, assoluto protagonista del terzo quarto, ultimi 10 minuti alle porte con la Fiorentina avanti di 16 sulla Almag Moncalieri. È un momento di grande tensione, vicini all'ultimo minuto, ancora più 8, quarto quarto in cui la Fiorentina non ha sostanzialmente mai segnato. Caroli, per smentirmi! Allo scoccare dell'ultimo minuto di gioco porta nuovamente con la doppia cifra di vantaggio la Fiorentina, più 11, ma intanto si può ripartire da qui. La Fiorentina doveva vincere ed ha vinto 81-68, come sempre qui a raccontarvelo per Teleiride. Un saluto da Francesco Benvenuti e al prossimo appuntamento con il grande basket sui nostri schermi.